Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. In questo video spenderemo due parole sul terzo volume di Dr. Stone. Lo commenti anche tu. Il manga pubblicato in Italia da Star Comics è giunto al terzo volume e ci narra le avventure di Senku fino al capitolo 25. La storia che racconta si sta dimostrando essere molto interessante. Al momento la pubblicazione è bimestrale. Il volume 2 è stato pubblicato a dicembre, il terzo è arrivato a febbraio, mentre il quarto giungerà nel mese di aprile. In questo volume Senku fa la conoscenza degli abitanti di un villaggio. Questa si dimostra una grande sorpresa, perché Senku pensava che gli unici esseri umani ad essersi risvegliati dalla pietrificazione fossero lui, Taiju, Tsukasa e Yuzuriya. Senku dunque dovrà scoprire come mai questa gente non è pietrificata e sarà esaltato dall'idea di fare dalla propria parte tutte queste persone. Finalmente potrà contare sulla manodopera necessaria per fondare il regno della scienza. Come abbiamo visto nei volumi precedenti, in questo mondo primitivo ma post-apocalittico si sono create due fazioni. Da una parte abbiamo Senku che vuole ricreare il regno della scienza e dall'altra c'è Tsukasa. Non è interessata alla scienza, vuole mantenere il paradiso che si è venuto a creare dopo la pietrificazione del genere umano, intende risvegliare solo i giovani dall'animo puro e distruggere coloro che intendono comandare sull'altro. Iscriviti al canale Fandom. Antivideo, notizie, commenti e teorie. Ancora una volta questo volume dà spazio alla scienza. Assistiamo a sfide aritmetiche, assistiamo alla rinascita del ferro, a scoperte culinarie e anche allo sviluppo dell'energia elettrica. L'intelligenza di Senku rende questo manga brillante. A rendere la storia interessante vi è il fatto che ci vengono spiegati gli elementi base della scienza in modo semplice e divertente. Questo volume inoltre vede l'introduzione di molti personaggi importanti. Abbiamo Kohaku, che in realtà è già entrato in scena nel volume precedente, ma lo conosciamo meglio in questo. Poi c'è la misteriosa Ruri, che sembra conoscere qualcosa sul mondo prima della pietrificazione. Abbiamo anche la divertente Suika e il meschino Asagiri Gen, un personaggio mandato da Tsukasa per assicurarsi della morte di Senku. Questo personaggio sembra pensare solo a se stesso ed ha a cuore quindi solo i propri interessi. Nonostante tutto questo, però, si dimostra essere molto divertente. Uno dei personaggi più interessanti si dimostra essere Chrom, colui che rappresenta la prima forma di scienziato dell'era primitiva. Uno scienziato considerato uno stregone dal popolo a causa dei risultati dei suoi esperimenti. Chrom dunque si dimostra essere molto intelligente e per questo motivo potrebbe diventare una grande spalla per Senku. Bisogna dunque attendere il prossimo volume per scoprire come proseguirà l'evolversi della scienza nel mondo post-apocalittico di Dr. Stone.